Allora, benvenuti cari spettatori della, di questa partita di pallamano, della prima giornata di play-out del massimo campionato di Serie A, girone B. Si fronteggia una squadra di casa, il Bologna United, qui al Palaiuri di San Lazzaro di Savena, e il Ferrara. Avete sentito bene, prima giornata di play-out, sì, perché il Bologna ha fallito purtroppo lo spareggio contro l'Ancona per accedere ai play-off e quindi ci giochiamo questo pool play-out. Certo, i ragazzi sono rimasti male, molto amareggiati perché lo scontro diretto con l'Ancona non è andato come volevano, però c'è tutta l'intenzione di finire al meglio questo campionato, ben figurando in questa, comunque, questa competizione, questa pool play-out che potrebbe regalare grande soddisfazione agli uomini tedesco. Prima soddisfazione che arriva con il gol di Bonassi, che porta in vantaggio la squadra di casa 1-0. Dopo appena 30 secondi si sblocca il punteggio. Bonassi era atteso a un bel campionato, a volte è stato sottotono, certo le pressioni erano tante, doveva rimpiazzare il fuoriclasse Stabellini, approdato al Pressano in estate. Comunque avrà tutto il tempo, è molto giovane, neanche 20 anni per lui, avrà tutto il tempo di dimostrare quello che vale. E mostra quello che vale la squadra del Bologna in difesa, recuperando palla con Argentin, sviluppa l'azione d'attacco in contropiede, un pallone, forse c'era un pizzico di fallo, però ha fatto male Gherardi a buttare via la palla e quindi la recupera i blu in attacco del Ferrara. Si libera Sacco, il capitano della squadra, l'anima forse di questo Ferrara, tira addosso al portiere, però diciamo che gli arbitri ravvisano giustamente un fallo da 7 metri che si appresta a battere Di Maggio. Una finta, Sgargetta intuisce ma non ci arriva, un rigore molto preciso a fil di palo che si insacca alla destra del portiere del Bologna. Come vedi questi primi minuti, caro Dedo, di questa partita? Buonasera a tutti, grazie Max per la linea. Certo, questa è la prima partita per Bologna per riscattarsi, è già partita subito forte, vedremo, la partita è ancora intera, ancora lunga, vedremo se dimostreranno questo loro riscatto sia personale che per l'onore del Bologna United. Certo, perché il campionato del Bologna non finisce con i play-off falliti, ma continua, c'è da onorarlo fino alla fine, visto che comunque è un campionato di Serie A1, intrapreso all'inizio dell'anno con diverse velleità, perché insomma questo ancora che si è visto sia nella gara di andata che nella gara di ritorno era decisamente alla portata di Tedesco, però nello sport si sa, non sempre va come deve andare. Palla di Sacco, splendida per il pivot che non si sa come fra due uomini riesce a riceverla, si gira e va a insaccare. Racalbuto adesso subito in attacco, perde per un attimo palla, la riconquista Bonassi, va a cercarsi il fallo del numero 9 Zaltron, altro buon giocatore. Diciamo che i giocatori cardine del Ferrara sono appunto Sacco, come abbiamo detto, il capitano. Poi il numero 19, Di Maggio. Poi c'è il pivot, come abbiamo visto, Zaltron, che anche è in grado di far male alla difesa del Bologna. Adesso Bonassi in attacco. Gherardi ancora per Bonassi. Fraseggiano i due. Fallo, però continua il gioco. Racalbuto, seppur sotto fallo, azione caparbia, continua. E fa partire questo tiro non irresistibile, però il portiere non blocca e la palla va in rete per questo pareggio. Un attimo di sospensione del gioco, si è fatto male Sacco, che adesso però rientra in campo. Ferrara schiera sull'ala destra Turrin. Adesso l'ala sinistra in possesso del pallone. Sacco ancora,
intanto in mezzo alla difesa si spintonano, lo vede l'arbitro e va a sanzionare un fallo in difesa di Pedretti, che reo di aver spinto il pivot. Sacco per Di Maggio, si accentra, ancora un incrocio. Vedete che il gioco del Ferrara è molto semplice, è fatto di incroci uno dietro l'altro e si sperano così di, come in questo caso, fiaccare la resistenza della difesa del Bologna e entrare dentro tra le maglie. Sappiamo benissimo che se una squadra gioca bene in attacco senza prendere fallo e ci sta una ventina di secondi, la difesa si allarga pian piano, e se c'è pazienza dalla squadra da parte della squadra in attacco è probabile che ci sia la realizzazione. Bonassi incrocia per Calbuto, che non capisce, però dà però una buona palla a Tedesco. La palla sì, non era perfetta, ma anche Tedesco non era attento e quindi perde la palla. Cosa ne pensi? Bologna sta iniziando a sprecare, hanno fretta di concludere anche questa palla qua di Racalbuto. Forse sì, una bella giocata, una bella visione di gioco, ma forse affrettata, infatti ha portato Matteo Tedesco a non ricevere in buone condizioni il pallone. Okay. Riprende la palla Sacco ancora per il pivot, non riceve, Argentina aveva recuperato il pallone, si preparava a partire per il contropiede, però gli arbitri dicono che c'era fallo. Ancora fallo, Sacco vede una buona penetrazione del numero 23 Tosi, che è vice capitano della squadra. Decisamente disattenta la squadra di Bologna in questo avvio di primo tempo. Troppe disattenzioni. Intanto vediamo che durante l'azione si è anche infortunato Tosi, rimane a terra, adesso si rialza. Sentiamo gli urli, le urla dell'allenatore Tedesco, che se la prende con Bonassi. Non c'è, diciamo, per adesso non mi sentirei di individuare un colpevole all'interno del Bologna, nel senso che anche questo giocatore che ha tagliato non è stato visto da nessuno, quindi insomma la prenderei un po' con tutta la difesa in particolare. Adesso finta la conclusione di Potenza e beffa il portiere con una con un pallonetto leggero vicino alla testa. Veramente ben tirato questo rigore. Questi sono i classici rigori che, se vanno bene, è veramente un rigore ben tirato, se lo sbagli veramente c'è da arrabbiarci col giocatore. Pedretti si libera, come c'era forse un rigore dall'altra parte, l'azione prima, può darsi che anche Pedretti prima di tirare fosse stato spintonato dal giocatore. Infatti abbiamo visto che quando tornava indietro aveva qualcosa da dire all'indirizzo degli arbitri. Si sta per riprendere il gioco. Gli ospiti, come vediamo, sono in questi primi 6 minuti e mezzo sopra di 2 gol, 4-2 il punteggio parziale. Sacco nella posizione centrale, che è il metronomo un po' di questa squadra, detta i tempi, i ritmi, da adesso a Di Maggio. Di Maggio la conclusione, ottimo muro di Bonassi, però prende la palla ancora il numero 23, fa ancora male Tosi. Dopo un rigore conquistato, ecco un gol. Racalbuto tenta di incunearsi dentro, non ce la fa, passa a De Notaris. Bonassi ancora, si passano la palla con Bonassi. Adesso Gherardi a terzino destro, chiama lo schema, Racalbuto per Bonassi che si accentra. Racalbuto Pedretti batte questo fallo di 9 metri. Sicuramente in questo avvio molto più concentrata la squadra del Ferrara. Non faccio in tempo a parlare che
lasciano libero Bonassi, che si sa benissimo che quando è libero di fare tre passi e tirare ha un braccio veramente, veramente buono. Si vede questa palla, il portiere era completamente spiazzato, va alla sua sinistra mentre la palla va a insaccarsi sul primo palo. Di nuovo in attacco, speriamo che adesso la difesa del Bologna cominci a prendere un po' fiducia, si chiudono le maglie. Sacco per Di Maggio che si accentra. Tosi, Di Maggio, lo lasciano tirare in sottomano, per fortuna che sgargetta di piede, fa buona guardia. Gherardi lancia contropiede per Predetti, fallo su di lui. L'arbitro si mette sul dischetto del rigore, facendo capire che la prossima conclusione del Bologna, no, attenzione, no. 9 metri. Ho sbagliato io, mi sembrava che l'arbitro avesse fissato fallo di rigore, invece si riparte da un tiro di 9 metri, già battuto con Racalbuto, largo per Bonassi, ancora si accentra, ancora libero, di nuovo tiro sul primo palo, stavolta il portiere se ne accorge. Ingenuità intanto degli uomini di Mister De Vita in difesa, che prendono la palla però commettono infrazione di area. Gherardi verso il centro, Racalbuto si fa soffiare il pallone, però lo prende Bonassi che va a tirare, fallo sul braccio, anzi una spinta, fa segno il direttore di gara che durante il salto Bonassi è stato spinto, quindi di nuovo 9 metri. Azione molto spezzettata quella in attacco da parte del Bologna, molti falli, sintomo che il Ferrara è molto attento in questi primi minuti di gioco, 10 per la precisione, quasi 10, siamo al 20, al decimo del primo tempo. Bonassi ancora per Gherardi che vede libero il taglio di Tedesco, figlio dell'allenatore, che però viene bloccato, era ancora di spalla alla porta, non ha fatto in tempo a girarsi, che c'è stato il fallo di Di Maggio. In questi primi minuti ci sono delle proteste sia da parte di Bologna che della tifoseria, che però ci sembra che gli arbitri stiano tenendo in mano bene la gara per adesso. Stessa azione di Bonassi, la fa adesso Racalbuto, va verso il centro, tira sul primo palo e il portiere non la prende. Per adesso il Bologna ha segnato forse con la medesima azione e va in attacco la squadra del Ferrara, che adesso si ritrova sotto di un gol, 5-4 per gli ospiti, che manovrano in attacco con Sacco. Tosi va a doppio pivot, Di Maggio finta il tiro, va per linee esterne, tiro parato dalla sgargetta, però c'è stato fallo. Attenzione, palla recuperata dal Bologna, De Notaris velocissimo in attacco, perde il pallone per un attimo, lo riconquista, è stato fortunato che la palla che aveva perso in attacco gli è stata praticamente restituita dal giocatore del Ferrara. Si gasano intanto gli uomini in panchina, non c'è che dire, per adesso stanno conducendo un'ottima gara. Ancora Racalbuto, segna da destra, da sinistra, sempre su quel palo però, e porta in patta il risultato, 5 pari. Vediamo intanto Michele che sta seguendo la partita, cosa ci puoi dire di questa squadra? Oggi il Bologna ha fatto un gran progresso per i 3 gol che avevo subito, per il 5-2, poi dopo hanno spinto di più e Damiano poi dopo ha continuato a pararle e abbiamo riuscito a pareggiare per 5-5. Benissimo, quello che avete sentito parlare è il futuro di questo Bologna United, uno dei componenti della squadra giovanile, il grande Michele, che diventerà un grande campione, siamo sicuri, in futuro. Adesso torniamo sulla nostra partita, su questa prima giornata di playout qua al Palaiuri di San Lazzaro. Di Maggio tenta di servire il pivot che però veniva strattonato per la maglia,
Si riparte quindi da una conclusione, da un fallo di 9 metri. Di Maggio. Per adesso lui era anche nell'altra partita, è stato uno dei mattatori dell'incontro. Per adesso diciamo che non sta facendo granché. Di nuovo un tiro da parte sua che però viene parato facilmente da Sgargetta. Sacco deve sbrigare lui. Certo che non sarà facile sempre trovare delle conclusioni così da parte del Ferrara. Quindi speriamo che a lungo andare il Bologna sappia difendere bene sui giocatori del Ferrara, soprattutto su Sacco e Di Maggio, che sono un po' i terminali offensivi di questa squadra. Adesso intanto ci siamo persi un gran gol di De Notaris, che dall'ala destra va a depositare sotto le gambe. Per questo 6 pari. Di nuovo in attacco il Ferrara. Di Maggio per Sacco. Sacco ancora, tenta di dare la palla al pivot, che però subisce fallo. Si riparte con questo fallo 9 metri battuto dal pivot Zaltron. Finta alla sinistra, che tenta un tiro velletario, veramente angolo troppo stretto, e Sgargetta fa buona guardia parando di gamba. Palla a pivot Pedretti, stavolta l'arbitro fischia un fallo di 7 metri, ci sono le proteste, però ci sentiamo dire che l'arbitro questa volta ha visto giusto. Palla quindi a Bonassi, che girella attorno al dischetto del rigore aspettando che il portiere di riserva Pavani si metta fra i pali. Tutto pronto, aspettiamo il fischio. Bonassi contro Pavani, il tiro alto alla destra del portiere, si insacca, vantaggio della squadra di casa. Dopo ottimo inizio del Ferrara, adesso è il Bologna a mettere il capo avanti, 7-6 il risultato quando mancano 15 minuti. Sacco. Fallo in attacco, quindi Bologna di nuovo che si può distendere in seconda fase con Argentin. Cambio di direzione. Fallo del capitano Sacco. Quindi l'arbitro ferma il gioco e decreta questo fallo di 9 metri. Già battuto. De Notaris per Gherardi. Gherardi racalbuto nella posizione centrale. Ancora Gherardi, si preparano all'attacco. Racalbuto, ancora un gran gol veramente. È il più prolifico e il più un vero mattatore di questo inizio di questa prima parte di prima frazione di gioco. Ci sembra che ha fatto o 3 o 4 gol, però veramente un braccio armato quello di Racalbuto stasera. 8-6 risultato. È stato chiamato time out, le squadre a colloquio dai rispettivi mister. Ci sarà sicuramente da parlare molto, soprattutto dal punto di vista del Ferrara, che praticamente ha subito un break negli ultimi minuti molto veramente perentorio da parte del Bologna, che si è sbloccato diciamo all'inizio, complice ancora forse della delusione dell'ultima gara di Ancona. Ci sembravano un po' demotivati, però gli ultimi 10 minuti si sono veramente ripresi, parziando questo break che li ha portati adesso in vantaggio di 2 gol, 8-6, quando mancano 16 minuti alla fine di questo primo tempo.
di maggio. È entrato intanto Pasini in campo. Tosi perde un primo la palla, la riconquista. Intanto gli arbitri alzano il braccio del passivo. Sono costretti a forzare nella fattispecie Pasini, che perde palla. Tedeschi in contropiede sotto le gambe del portiere. La palla è entrata, a giudizio degli arbitri. Difficile vedere questa conclusione, se veramente ha varcato la linea della palla. Fatto sta che gli arbitri dicono di sì. Il punteggio quindi è 9-6. Il risultato si fa sempre più largo a favore del Bologna, che è stato anche sotto di 3 reti all'inizio, adesso si trova sopra di 3. Ancora un fallo di sfondamento, ottima difesa di Bonassi che segue con le gambe il giocatore in attacco. De Notaris ancora tenta di sorprendere il portiere ancora sotto le gambe, e però stavolta è stato sfortunato. E niente, il gol non arriva. Ancora la squadra del Ferrari in attacco con Pasini che dà a Tosi. Tosi alla sinistra. Pasini ancora, cambio di direzione. Di Maggio verso il centro. Allora, diciamo questo. All'inizio la difesa del Bologna era molto approssimativa, i ragazzi erano dimotivati e ci sono state un paio di disattenzioni che hanno consentito di tenere in partita questo Ferrara, però come vedete adesso fanno veramente tanta fatica in attacco, non ci sono tiratori, se devono affidarsi al numero 23 Tosi veramente rischia che la gara possa prendere una brutta piega da parte per la squadra di De Vita, che adesso ancora in attacco. Il pivot era libero, però la palla viene data sui piedi, quindi ripartono in contropiede i bianchi di casa. Bonassi, cambio di direzione verso l'esterno, lo lascia lì e va a segnare il 10° gol per la squadra di casa, che adesso si issa a più 4. Ancora un cambio, esce Pasini, rientra Sacco, il capitano. Ha fatto prendere questi 5 minuti di riposo al capitano, che adesso rientra in campo, si affida a lui in questi ultimi 10 minuti del primo tempo. Vediamo se riesce a risollevare le sorti dell'attacco del Ferrara. Una finta verso l'esterno, ancora per Di Maggio. Tosi verso l'esterno. Palla fuori, comunque c'è stato un fallo, si riparte da un tiro di 9 metri, se ne carica il numero 23. Doppio pivot, vediamo per il Ferrara. Sacco per Di Maggio, tiro in doppio appoggio, palla di nuovo al Ferrara. Argentin l'ha toccata, che la palla era ancora dentro. Sull'esterno Di Maggio da Sacco. Sacco tenta di inclinarsi, incrocia, ancora una serie di incroci che portano verso il centro. Sacco che prova a tirare in doppio appoggio il sottomano, però la palla va abbondantemente fuori. Si riparte con Gherardi che dà a Bonassi, ancora a Pedretti che si gira e fallo, interruzione del gioco. L'arbitro ferma il gioco e si riparte da una conclusione dai 7 metri. Prende il pallone, se ne incarica Garau, il numero 7, che adesso va sul rigore. Si aspetta il fischio dell'arbitro. Tiro, di solito Garau quando batte il rigore fa almeno una finta, stavolta non la fa, tira subito, viene fuori un tiro un po' approssimativo e la para il portiere. Ancora quindi il punteggio inchiodato sul 10-6 quando mancano 9 minuti. Di Maggio, Girardi,
il pivot va a incrociare per Zacco. Di Maggio tenta di darla al pivot, l'arbitro non ravvisa neanche un fallo, si riparte da un tiro di angolo. Dalla sinistra batte per Sacco, Sacco per Di Maggio, ancora Sacco verso il centro, Di Maggio, il tiro da 9 metri, fa buona guardia Sgargetta che para facilmente questa conclusione. Abbiamo visto il terzino sinistro Di Maggio del Ferrara fare buone partite, terminale offensivo veramente pericoloso, questa sera non ci ha fatto vedere ancora niente di quello che sa fare, pochi tiri e veramente piano, veramente deboli. Sergetta fino adesso ha avuto gioco facile per bloccare i suoi tiri. Sale Candem, tenta di servire Gherardi che sarà spostato nella posizione di pivot, però viene bloccata la sua azione. Gherardi per Bonassi, da Calbuto va dentro per il tiro. Altro gran tiro, se lo lasciano e come continuano a fare i difensori del Ferrara, se lo lasciano questo giocatore sa fare veramente male, perché sa tirare in elevazione, in tuffo, in doppio appoggio, tante frecce al suo arco per quanto riguarda la fase offensiva per questo giocatore che sta segnando la metà dei gol praticamente del Bologna. Adesso Sacco si accentra a Di Maggio, cambio di direzione, un Bonassi veramente attento non solo in attacco ma anche in difesa, recupera la palla argentina da Garau, si distende in contropiede, elevazione superba come al solito e palla che va ad insaccarsi sul primo palo, non fa niente il portiere praticamente quando Garau va in elevazione. Come vedete, se il portiere sta un po' in avanti, addirittura lo scavalca. E la deposita quindi in maniera molto facile alle spalle del portiere. Intanto si vede che sta preparando l'ingresso anche Zani Boni. Palla di nuovo al pivot che però non la prende, quindi di nuovo contropiede. Sgargetta per Candem che purtroppo non solo non prende la palla ma addirittura la tocca per ultimo. Un po' tratto in inganno dal tocco del giocatore del Ferrara. Sacco murato vivo, non riesce a concludere. Diciamo l'impresa del Ferrara questa sera di battere il Bologna era affidata nelle mani di Sacco e Di Maggio, due principali, come abbiamo detto, terminali offensivi della squadra di De Vita, che però se anche loro appaiono come sono stanchi e con il tiro debole si fa veramente un ostacolo arduo, per non dire impossibile, si fa veramente dura per gli uomini di vita avere ragione di questo Bologna che, seppur molto disattento nella parte iniziale di questo match, adesso sta veramente mettendo punto esclamativo su questa gara e facendo vedere insomma che la squadra di casa è veramente intenzionata a portarsi a casa questi tre punti che significherebbero iniziare col piede giusto questa pull retrocessione e quindi fare un cammino veramente tranquillo, un cammino che si spera che porti alla salvezza la squadra di casa. Intanto vediamo che Brintazzoli ha fatto il suo ingresso in campo. Si asciuga il campo e siamo pronti a ripartire. Fischio dell'arbitro arriva adesso, Brintazzoli per un altro nuovo entrato nel Pomiceno. Mula che da Zani Boni verso l'esterno, Brintazzoli subito servito nella posizione di pivot, il portiere fa buona guardia del Ferrara e para questa conclusione da 6 metri. Brintazzoli per Mula, Zani Boni per Candem,
praticamente tutta nuova la squadra di Tedesco, che ha veramente tanti effettivi, può approfittare di tanti effettivi, tante frecce al suo arco, le usa tutte e praticamente cambia il volto della squadra e il valore, diciamo, degli uomini in campo rimane sempre lo stesso. Gran potenziale quello del Bologna, che a volte è stato espresso durante la stagione, a volte no. Infatti, se siamo qua a commentare questa pur retrocessione, diciamo che la squadra non ha sempre espresso al massimo le forze delle quali dispone, però stasera diciamo che ha già doppiato la squadra ospite di Divita, siamo su 12-6 e mister Tedesco si può permettere di ruotare tutti i suoi uomini in campo. Abbiamo visto che almeno 3 o 4 effettivi della squadra titolare sono già stati cambiati. Se viene fatta una differenza da questa squadra in questa prima frazione di gioco, diciamo che il punto clou, quello su cui dobbiamo puntare il dito, soprattutto la difesa, che non ha lasciato assolutamente spazio, se non nella parte iniziale, agli uomini di Divita. Dimostrazione di ciò sono i 6 gol, magro bottino, veramente portato a casa dagli azzurri di Ferrara, che sono qua adesso in difesa, tentano di arginare l'attacco di Argentin, che se però si libera va verso il centro, non c'è veramente aiuto sul centro da parte del Ferrara, che lascia comodamente segnare il grande Luca Argentin, che non solo si fa valere in attacco ma anche apporta questo 13° sigillo agli uomini di Beppe Tedesco. Attacco gli uomini del Ferrara. Di Maggio ancora sulla destra. Di Maggio finta il tiro dalla palla al pivot, che stavolta si libera. Finalmente erano praticamente 10 minuti che non vedevamo un gol e un'azione conclusa felicemente dagli uomini del Ferrara. Ci riescono adesso con questa palla data dentro al pivot, che riesce a liberarsi, a fare questa bella conclusione che porta a 7 i gol della squadra ospite. Brintazzoli, la posizione di pivot insieme a Mula, quindi palla proprio per lui data da Zaniboni, però viene chiuso. Adesso torna fuori Mula, che dà a Zaniboni nella posizione di terzino destro. Grande palla di Mula, che finta il passaggio, invece la dà al pivot, mentre adesso un fallo fischiato da Brintazzoli, che secondo me un po' troppo è stato severo l'arbitro, non era sfondamento, ma così ha deciso. Quindi la squadra di Ferrara in attacco. Buona palla di Pavani, presa dal pivot, che però non riesce a girarsi e dà così modo alla squadra di Ferrara di ripartire da questa conclusione dai 9 metri. Adesso è stata battuta di nuovo Pavani per Di Maggio, incrocio per il pivot che esce. Di nuovo Pavani per Sacco, che si accentra, ancora Pavani, Di Maggio per vie laterali, Sacco dalla parte opposta, da al pivot, si ripete la storia, gli uomini di Divita tentano di allargare le maglie del Bologna, tentando poi di servire il pivot, a volte ci riescono come in questo caso, fanno gol o prendono fallo da rigore, oppure sbagliano. In questo caso il rigore è stato procurato dagli uomini del Ferrara, che però sprecano malamente con il capitano Sacco. Se anche lui c'è delle armi, è veramente dura risalire la china, perché insomma Sacco è veramente il capitano non solo ma anche il cuore di questa squadra. Lo vediamo molto stanco. Invece non è Argentin, che si alza da posizione di terzino sinistro e va a insaccare questo ottimo gol al 7. Sacco, ancora Di Maggio, Pavani per la destra, che le dà palla,
passivo, andiamolo a concludere, lo fanno con Di Maggio sotto mano, rintuzzato l'attacco di nuovo, Mula per Argentin, seconda fase, attacco veloce, Mula ancora incrocia per Argentin, finta il tiro, Candem dall'ala destra che però si fa parare il tiro, solito tiro in basso alla destra del portiere, però non viene fregato l'estremo difensore del Ferrara, che in spaccata va a prendere questa palla di nuovo in attacco il Ferrara, incrocio per Sacco, azione che si sviluppa per vie centrali, stavolta Di Maggio ci va più convinto, una bella elevazione e un bel gol veramente. Se avesse giocato così fin dall'inizio sarebbe stata molto più dura per il Bologna, che però così non è. Il Ferrara è stato veramente sterile nell'attacco, si va a riposo sul 14-8. Si riparte per questo secondo tempo. Punteggio sul 14-8. Abbiamo assistito un primo tempo in cui c'è stata la partenza a razzo del Ferrara, che però poi dopo ha dovuto subire il grande ritorno del Bologna, che ha preso fiducia, ha piazzato un parziale veramente perentorio, adesso conduce di 6 reti. Lungo passaggio da terzino sinistro fino alla destra e grande conclusione che va ad inzaccarsi sopra la testa del portiere. Nono gol per il Ferrara. Adesso Bologna che torna in attacco. Pedretti si appresta a battere questo fallo di 9 metri. Dalla palla Bonassi per Garau. Mula nella posizione di centrale. Garau intanto taglia, Bonassi incrocia per Mula per via esterne. Ancora Bonassi. Scalare dalla parte destra, Argentin che forse doveva finire lo scalare facendo arrivare la palla alla destra Candem, che però preferisce entrare dietro la difesa e viene bene contratto molto bene dalla difesa del Ferrara, che però adesso si fa sfuggire Pedretti e guadagna quindi il forte pivot del Bologna un altro rigore, che dopo l'errore di Garau la palla torna nelle mani di Bonassi, che invece aveva segnato il primo rigore. Si aspetta che continui nel suo questo suo trend positivo per quanto riguarda i tiri dai 7 metri. Fischia l'arbitro, una finta qui fa muovere il portiere verso sinistra e poi è facile per lui batterlo dalla parte opposta. Quindi ancora 6 gol dividono le due squadre, 15-9 il punteggio quando sono passati 2 minuti di questa seconda frazione di gioco. Di nuovo gli stessi uomini dell'inizio per quanto riguarda Mister Di Vita, che si era Sacco, Di Maggio, sempre nelle due posizioni di centrale e terzino. Adesso Sacco, una bella penetrazione come è accaduto nel primo tempo, una buona partenza per gli uomini del Ferrara, si spera che però cedano di nuovo il passo al Bologna nella seconda frazione. Adesso il Bologna guadagna questo fallo di 9 metri. Mula per Bonassi, ancora Mula, va a doppio pivot argentino. Palla lunga sull'asse, Mula, Garau prende la palla in corsa, va a segnare un bel gol sul primo palo. Ancora 6 gol, 16-10. Sacco, Tosi per il pivot, Di Maggio centrale per Sacco. Sacco tenta un sottomano, non gliene è andato bene uno, non capiamo perché continui di nuovo a intestardirsi su questa conclusione.
che ormai è ben conosciuta dai difensori del Bologna, che sono in grado di murarla ogni volta. Dovrebbe sfruttare la sua altezza, come vedete, 1,90 m per lui quasi di altezza, però non coadiuvata da un'altrettanto potente elevazione, almeno stasera sembra non aver forza nelle gambe, e i suoi tiri risultano veramente molto deboli e facile preda del portiere del Bologna. Ottima partita, vogliamo sottolineare, dell'estremo difensore del Bologna, Sgargetta. Come ottima partita continua a fare il numero 3 del Bologna, Bonassi. Ottimo tiratore, e questa sera lo sta dimostrando in pieno. Se non erriamo, ha sbagliato veramente poche conclusioni, forse neanche una, forse solo una. Quasi 100% per lui. Quando il Bologna riesce a segnare anche da fuori, diventa veramente dura per le altre squadre. Di Maggio, Pertosi, Sacco verso il centro. Di Maggio sta giocando veramente male, molto macchinosa, e poi si trovano, ecco, adesso va bene, gli va bene, perché finché l'azione si dipana per vie centrali è molto difficile per il Ferrara andare alla conclusione. Quando invece riescono a trovare pivot e ali, ecco che salgono le percentuali in attacco del Ferrara, che va a segnare questo 11° gol. Era liberissimo il pivot, però c'era stato fallo su Mula, che non era riuscito a dare questa palla in maniera ottimale. Mula ancora incrocia per il terzino destro Argentin, ancora un incrocio, ancora centrale Mula, che però si incaponisce e va a sfondare. Ottima palla recuperata da parte di Candem. Mula subisce fallo, anzi no, l'arbitro di fondo dice che aveva dato la norma del vantaggio, quindi dopo il tiro non c'era possibilità da parte del Bologna di recuperare il pallone, quindi il Ferrara va in contropiede. Adesso Candem, stizzito, si prende anche 2 minuti, va a sedersi per 2 minuti in panchina. Un fallo un po' ingenuo da parte del numero 9 del Bologna, doveva lasciare tirare, era un angolo veramente piccolo, quindi in questi casi, per non rischiare di incappare nella eccessiva severità dell'arbitro, forse è meglio lasciare andare, non toccare neanche il tiratore, visto che si troverà di fronte a un tiro veramente difficile. Ecco, gli unici gol che è riuscito a fare stasera Di Maggio sono quella bella conclusione, non so se vi ricordate, alla fine del primo tempo, e dal dischetto di 9 metri, quello che alcune partite ha fatto veramente male al Bologna, sembra essere un giocatore davvero irriconoscibile. Mula tenta di dare a Argentin, che dà a Pedretti, però fallo di piede. L'arbitro fischia un fallo in attacco, quindi riprende la palla il Ferrara. Di Maggio. Così Di Maggio verso il centro, ancora allarga sull'ala. Mula si è dimostrato molto attento in attacco, certo non fa lo stesso in difesa, è già la seconda volta che lascia dei tiri eccessivamente facili al suo diretto avversario, l'ala sinistra, che fortunatamente in questo caso sparacchia in bocca al portiere. Però recupera di nuovo la palla al Ferrara, ancora in attacco, ancora l'ala sinistra. Allora, non si sa come, ma quest'ala sinistra è sempre libera. Per fortuna che gli ultimi 2 tiri sono stati veramente inguardabili e danno la chance di riportarsi
a più 6 per i bianchi del Bologna, che adesso vanno in avanti con Pedretti. Bonassi, Mula tenta di divincolarsi dal numero 19. Dopo 2 minuti di sospensione rientra Kandem in campo. Argentin va a doppio pivot, Bonassi per Pedretti, era di spalle, quindi gli arbitri non gli danno rigore, come vedete che sta protestando e sta chiedendo a gran voce, però non si cambia il giudizio degli arbitri e quindi Bonassi si libera di un primo fallo, l'arbitro dà il vantaggio e non può fischiare sulla seconda conclusione, che invece era senza fallo. Ci sembra in questo caso giusta la decisione dell'arbitro. Di Maggio si è spostato nella posizione centrale, fa salire il pivot di Sacco. Sacco abbassa la spalla e quindi commette frazione di sfondamento. Adesso Mula in attacco sull'esterno per Bonassi, decidono di interrompere la seconda fase, di ragionare questo attacco. Decisione saggia a mio avviso, perché insomma bisogna cominciare a giocare anche col cronometro, visto che ci sono 5 gol e mancano 20 minuti, quindi si può cominciare di temporeggiare un po'. Intanto conclusione molto sfortunata da parte di Kandem, che non prende un palo, addirittura ne prende 2. La palla poi capita nelle mani del Ferrara, che può sviluppare l'azione in attacco. Pedretti, 2 uomini addirittura soli, decide di fare tutto da solo e in questo caso ha ragione lui, perché va a fare questo gol molto bello dai 9 metri che porta a 18 le segnature della squadra di casa contro le 12 della squadra ospite, che dal decimo del primo tempo è costretta ad inseguire, perché diciamo che da quando ha messo la testa davanti il Bologna non ha più mollato questa gara. Adesso sta conducendo di 6 gol. Di Maggio si frena, dà una palla veramente brutta alla sinistra che non controlla, quindi il Bologna può ripartire con Mula che vede Pedretti libero. Ottima parata del portiere, veramente un'ottima parata a pelle d'orso. Forse Pedretti poteva o depositare piano vicino alla testa o sotto le gambe, però si fa bene a parlare dopo. Fermati anche gli uomini di vita però in questa azione di seconda fase, e possono ripartire di nuovo gli uomini di Beppe Tedesco, che possono ulteriormente mettere più gol tra loro e la squadra del Ferrara. Anzi no, c'è stata una disattenzione ancora di Pedretti, che perde la palla e consente agli ospiti di nuovo portarsi, di recuperare la palla e di portarsi di nuovo in attacco. Lo fanno con la medesima formazione, praticamente sono pochissimi cambi che De Vita può fare, molto giovani i giocatori che ha in panchina, quindi diciamo che soprattutto nelle posizioni centrali ci sono sempre i soliti 3. Ancora un gol dall'ala sinistra, è la posizione diciamo più difficile, ci sembra, da tenere in difesa per gli uomini di Tedesco, che fanno buona guardia sul centro, però sono un po' disattenti sugli attacchi laterali del Ferrara. In precedenza l'ala sinistra aveva sbagliato e stavolta mette a segno. La 13ª segnatura. Ancora una disattenzione da parte del Bologna. Quindi Ferrara prende coraggio. Attenzione, una
Ancora vediamo il numero 23 che continua a parlare con il pubblico. Di Maggio va sul dischetto per accorciare ancora le distanze. Vediamo un po' se sbaglierà come primo, riesce a segnare. Sgargetta, tocca, ma non riesce a impedire questo gol, che è il gol numero 14. Attenzione, si rifanno sotto, prendono fiducia. Prendono fiducia gli uomini Ferrara che vanno sotto di 4 gol. Adesso Bonassi verso il centro. Subisce fallo. E ci sono i 2 minuti dati a Di Maggio che riportano in parità gli uomini presenti sul 40-20 di San Lazzaro. Esclusione da una parte, dal numero del Ferrara da una parte e dall'altra. Quindi 6 contro 6, si riparte adesso. Il numero 23 ha colloquio ancora con l'arbitro. Si chiariscono i due e vediamo adesso le squadre vanno, si fermano un attimo, c'è un time out. Quindi si dà tempo ai giocatori di rifiatare e di stare a sentire quello che gli allenatori devono dire per rimettere un po' in sesto questa gara da parte del Ferrara, che sta trascorrendo dei minuti in cui può prendere coraggio e rifarsi sotto. Sarà compito del Bologna far sì che questo non accada e imporre di nuovo la propria legge. Siamo arrivati ormai alla metà di questo secondo tempo, il punteggio sul 18-4, quando il Bologna aveva raggiunto anche un massimo vantaggio di 6 o 7 reti, però ha avuto un attimo di defaianza, ha fatto sì che questo Ferrara tornasse sotto. Bonassi, Mula per Zanibone, sul terzino destro. Garau ancora sale, va a doppio pivot. Bonassi si alza, va a tirare, il portiere tira, para ed esulta. Forse ci mette un po' troppo tempo per rimettere la palla in gioco, visto che manca, è vero, tanto, però la squadra del Ferrara è sotto, forse dovrebbero dovrebbero rimettere il pallone in gioco un po' più in fretta, però vabbè. Sacco verso il centro, numero 23 per l'ala destra che si accentra di nuovo verso Sacco, che si allarga, di nuovo la palla alla sinistra, che di nuovo verso Sacco, elevazione. Gli uomini del Bologna non devono limitarsi a guardare quando un giocatore si alza da 9 metri, dovrebbero anche far fallo e uscire, perché è molto difficile se il pallone passa il muro. È molto difficile per il portiere vedere dove la palla parte e quindi eseguire una parata corretta. Quindi adesso il Bologna in attacco con Candem verso il centro. Il tiro ottimo sul primo palo. Per fortuna c'è stato questo gol che riporta a più 4 gli uomini tedesco, se no si stava facendo veramente impegnativa la cosa. Il Ferrara si era riportato sopra di 3. Sta per scoccare il 15° del secondo tempo con il Ferrara in attacco. Sacco tenta di vincolarsi dalle maglie di Argentin e Candem, però non ce la fa. Ancora Sacco verso il centro. Tosi, un tiro sbagliato. Zaniboni per Candem. Palla per Argentin, ottima azione in seconda fase e Argentin va a segnare il 20° gol per il Bologna.
Ottima azione di contropiede, veramente. Ancora 5 gol da recuperare per il Ferrara, che una volta andato sotto di 3 si riaddormenta ancora e subisce un parziale di 2-0. Di Maggio, finta il tiro. Tosi, ancora si libera verso l'esterno della marcatura, però il secondo tiro sbagliato consecutivo da parte di Tosi, che dovrebbe a nostro avviso spendere meno tempo per parlare con arbitri e pubblico e magari prestare più attenzione alle conclusioni. Questa considerazione del tutto personale, però insomma, vediamo un po' come si evolverà il resto della partita. Zaniboni per Argentin, lateralmente da ancora Bonassi, ancora Argentin, Frasetta nei due, Argentin ancora Bonassi verso l'esterno per Racalbuto, palo ancora di Racalbuto, stavamo per recuperare palla al Bologna, lo fanno però gli uomini di Vita, che possono andare a accorciare le distanze quando mancano 13 minuti in questo secondo tempo, molto più combattuto della prima fazione di gioco, quando dopo 10 minuti Bologna aveva preso il largo, sembrava che il Ferrara avesse deposto le armi, invece era entrato in campo con lo spirito giusto per tentare questa rimonta, molto difficile ma possibile, tutto può succedere. Sacco verso l'esterno, dalla palla alla destra, gliela ritorna Sacco ancora, Di Maggio, finta il tiro dal pivot, però non riesce a liberarsi. Fallo di 9 metri. Di Maggio verso Sacco lateralmente, palla dietro la schiena, non va. Argentin per Candem in contropiede. Va in elevazione e va a fare questo 21esimo gol da parte della squadra di casa, che torna a più 6. Quindi 6 gol quando mancano 12 minuti. Dovrebbe fare un gol ogni 2 minuti senza subirne, è molto difficile, però vediamo un po'. Non si capiscono i due, Pavani e Di Maggio, un misunderstanding che costa la palla persa agli uomini del Ferrara e consente invece ai bianchi del Bologna di tornare in attacco con Bonassi per Racalbuto, che era rimasto levemente indietro, quindi si frena l'azione d'attacco. C'è bisogno di un attacco ragionato, c'è bisogno di uno schema, chiamato adesso Racalbuto che va nella posizione di pivot da Bonassi, che Bonassi... c'è ancora Argentina, Argentina tenta di servire Racalbuto che non prende la palla, contropiede del Ferrara numero 14, anche se fronteggiato da Bonassi riesce comunque ad andare in contropiede e a battere Ayman. Sedici a 21 il risultato quando numero 25 Gherardi rientra in campo e va ad accomodarsi nella posizione di terzino destro. Vediamo se riuscirà a dare numero 25 Gherardi la giusta spinta al Bologna per concludere degnamente questo secondo tempo e portarsi a casa questa partita. Racalbuto, conclusione parata dal portiere, però prende la palla Candem e va a segnare il 22esimo gol. Di nuovo più 6. 22-16. Sacco per Pavani. Incrocia per Sacco. Sacco per Di Maggio. Ancora una serie di incroci da parte centrale del campo. Capisce tutto la difesa del Bologna. Con Racalbuto che prende la palla, la recupera, però poi la riperde. Fallo battuto. Di Maggio.
Sacco, Pavane, Di Maggio ancora esterno per Sacco, sulla sinistra il tiro, ottima guardia da parte di Ayman che rimane sul primo palo, dalla sinistra tira lì e non ha alcuna chance di segnare. Possibilità di andare sul più 7 per la squadra di casa. Adesso un po' frena l'attacco giocando un po' con il cronometro. Chiama lo schema da Calbuto nella posizione di centrale. Gherardi inizia l'azione, va doppio pivot per poi riuscire dall'altra parte. Viene servito di nuovo. Palla al pivot Zaniboni, che però fallisce questa azione, questo tiro. Contropiede, i due tentavano di prendere la palla, tutte e due, però Racalbuto frana addosso al giocatore del Ferrara che rischia di farsi male, però l'azione è veramente fortuita. Non ci vediamo alcun tipo di cattiveria nell'azione di Racalbuto. Si riprenderà quindi da un fallo per il Ferrara. Schermaglie tra il pubblico in tribuna. Si va a questo time out sul 22-16 per la squadra di casa quando mancano 8 minuti, ormai partita quasi finita, diciamo. Non vogliamo parlare troppo presto, però ci sembra l'attacco del Ferrara ci sembra veramente troppo sterile per pensare di poter tentare anche un più incredibile dei recuperi in questo finale di partita. Le squadre a colloquio con i rispettivi mister. Chissà cosa saranno gli ordini che impartiranno a questo punto gli allenatori. Sicuramente è subentrato un po' di scoramento nelle file del Ferrara, che sta vedendo la partita che sta sfuggendo di mano pian piano. Già nel primo tempo si era avvertita una netta superiorità del Bologna, in questo secondo tempo questa superiorità viene addirittura ribadita e sancita in maniera perentoria da questo punteggio che si sta allargando pian piano ad elastico. Adesso il punteggio è 22-16. Quando si riparte con il numero 19 da alla sinistra. Così. Ancora sulla destra. Centro Di Maggio. Il tiro che beffa il portiere. Diciamo che se si sveglia adesso ci sembra un po' troppo tardi il numero 19. Dobbiamo magari dall'inizio dimostrarci un po' più pericoloso. I gol che si segnano in questo tempo finale sono un po', diciamo, meno importanti. Gardi tenta di andare verso il centro ma viene fermato. Ancora lui in possesso del pallone. Questa volta vuole andare verso l'esterno ma viene preso dal numero 9. Argentina adesso verso l'esterno, Gherardi. Stavolta con un grande cambio di direzione verso l'esterno. Si libera del difensore e va a segnare il 23esimo gol. Ancora più 6. Quando la squadra del Ferrara torna in attacco, tentando di un gol veramente facile con un angolo veramente ampio sbagliato dalla sinistra che ci è sembrato un po' appannato in questa conclusione. Di nuovo Gherardi per Zaniboni fa salire Garau verso il centro, fallo di 9 metri battuto dal numero 23 Zaniboni. Argentin preso per il collo che però
Lesce dalla palla Zaniboni che prende la traversa, la palla si stampa sulla traversa, quindi la squadra del Ferrara in contropiede, rimane a terra Sacco, credo che abbia i crampi, infatti Gherardi va a prestare soccorso. Aspettiamo che il numero 18 del Ferrara sia di nuovo in sesto per riprendere il gioco. Ormai poco meno di 7 minuti alla fine di questo secondo tempo. Quando entrano in campo anche gli altri giocatori del Ferrara, ne approfitta Mister Di Vita per far giocare tutti. Vediamo che partono di nuovo in attacco. Sacco intanto si è accomodato in panchina. Tosi. Pivota ancora sopra. Di Maggio. L'azione si sviluppa ben oltre la linea dei 9 metri. Tosi non sa che fare, si inchioda davanti Gherardi, però fallo del numero 25. Si riparte dalla linea tratteggiata. 23, ancora finta, tenta di liberarsi delle braccia di Brincazzoli, che però fa buona guardia. Gli uomini di Ferrara saranno costretti a tirare adesso, lo fanno con Di Maggio che fin dal tiro in elevazione invece tira cadendo, però il portiere para, la palla viene rinquistata da Ferrara. Muro, parata di Ayman che però adesso butta via la palla in maniera troppo frottolosa, volendo andare in contropiede per aumentare ancora di più il divario, ma tutto questo svanisce nel nulla e la palla torna nelle mani del Ferrara, che adesso tenta di segnare il suo 18° gol, tenta di simulare un'azione di sfondamento. Brittazzoli, gli arbitri non ci cadono. Di Maggio ancora in elevazione, è rimasto l'unico terminale offensivo dai 9-10 metri, tenta di segnare in questa ultima azione, in quest'ultima parte di secondo tempo, ma la palla va, sorvola la traversa e consente al Bologna di tornare in attacco per segnare il suo 24° gol. Ci tenteranno gli uomini tedesco adesso con Racalbuto nella posizione di centrale, va a pivot e lascia Gherardi fuori, che serve Pedretti, che però era passato dentro l'area, se ne accorge l'arbitro e fischia un fallo a favore del Ferrara, battuto dal portiere che c'è da Tosi, numero 23. Meno di 5 minuti alla fine della partita. Numero 14 verso il centro, alla destra, gol sul primo palo. 18° gol del Ferrara sul primo palo. Meno 5 per il Ferrara, che adesso non ci sentiamo neanche di dire che tenta una rimonta, perché è veramente improba il compito degli uomini di Vita, che adesso sono costretti a subire il 24° gol da parte di Gherardi, che sta facendo veramente male in questa seconda parte in questa ultima parte di secondo tempo. Prima un'azione dopo cambio di direzione con un bel gol sul primo palo, adesso un bel gol quasi all'incrocio per il numero 25. Adesso prende palla, serve Pedretti, che però è levemente spostato con il corpo, perde la palla di nuovo gli uomini del Ferrara in attacco. Vediamo se riescono a accorciare ancora le distanze. Con questo gol andrebbe sul meno 5, ma Ayman dice no. Questo è l'ennesimo tiro di Di Maggio che si infrange sulle braccia del portiere.
che poi lancia il contropiede, secondo contropiede lanciato male dal numero 96 del Bologna. Di Maggio va in penetrazione stavolta e mette a segno questo 19esimo gol sotto le gambe del portiere. Adesso Gherardi verso il centro. Gherardi ancora, cambio di direzione verso l'esterno, sale De Notaris. Argentin, palla per De Notaris che però commette infrazione di area. Ottimo contropiede lanciato dal portiere, però il numero 2 non perde la maniglia del pallone e quindi Bologna può recuperare palla e tornare in attacco per questi ultimi attacchi della partita. Mancano un minuto e mezzo, non sarà forse l'ultimo attacco, forse saranno gli uomini di Ferrara a avere l'ultimo attacco, però insomma siamo giunti alla fine di questa partita con Argentin che fallisce questo tiro facile da 6 metri, però c'è da dire a onore del vero che ha subito un brutto fallo da dietro, quindi gli arbitri se ne accorgono e vanno a fissare questo tiro dai 7 metri. Si scusa il numero 23 con Argentin. Il fallo è stato veramente brutto perché da dietro, però diciamo che non ha sortito grandi effetti perché insomma i due giocatori si sono subito scusati fra di loro e la partita può finire in maniera tranquilla. Rigore tirato malamente dal numero 14 tedesco, fa segno che la palla gli è sfuggita di mano, forse poca pesce per lui. Ferrara inizia questo ultimo minuto di gara in attacco. Di Maggio finta, il pivot viene servito e deposita il pallone in rete per questo 20esimo gol degli ospiti. Racalbuto per Gherardi, potrebbe essere l'ultima azione del Bologna che se si conclude in modo positivo potrebbe portare la squadra di casa al più 5. Gherardi per Argentin, si eleva. Racalbuto fermato, c'era un rigore rosso sulla casa, il portiere non lo fischia. Argentin recupera la palla, mancano 10 secondi. Di Maggio in attacco, serve il pivot, fallo e la partita si concluderà con questo tiro dai 9 metri. Ultimo tiro dai 9 metri. Se ne incarica il numero 14, gli altri giocatori lo lasciano solo sulla linea tratteggiata dei 9 metri. Dopo questo tiro la partita finirà. Effetta comunque il tiro che viene preso dal portiere. Finisce così la gara. Termina con la vittoria dei 24-20 da parte della squadra di casa che adesso saluta il pubblico. Questa prima gara di pool retrocessione di questo massimo campionato di Serie A1 di pallamano. Arrivederci alla prossima partita. Salve.